Sono felice che abbia avuto l'opportunità di conoscere meglio Open in questione. Il nostro prossimo oratore, Guglielmo Celotari, è co-founder e cofondatore di Open Policy, un'organizzazione che è CEO di Open Policy, che fornisce informazioni su come operano le nostre funzioni, come funziona il Parlamento. I parlamentari utilizzano, si impegnano nelle attività parlamentari, come votano. Ma questo è soltanto l'inizio. Open Parliament è stata una soltanto delle varie iniziative che danno ai cittadini informazione e dati in formato aperto, un formato riutilizzabile. Hanno la tecnologia, hanno la visione. Guglielmo ci parlerà del LEADER project. Open bilanci, open budget. È il progetto più nuovo e recente, Open bilanci, open budget. Benvenuto a Guglielmo. Avvicinandoci all'ottavo anno di attività nell'Open Policy, riguardando indietro, quando io guardo indietro a quello che abbiamo fatto in passato, la domanda che mi viene in mente è: perché abbiamo fatto tutto ciò? La maggior parte, perché continuiamo a farlo? Sono molte le ragioni per cui siamo nell'ambito dell'apertura, della disponibilità dei dati pubblici, ma se devo pensare a voce alta, la cosa più importante è la curiosità. Quello che facciamo è siamo interessati a cose complesse, vogliamo sapere come funzionano. Quello che scopriamo lo vogliamo condividere con l'opinione pubblica. Riteniamo che condividere con l'opinione pubblica sia l'unico modo per contribuire ad un dialogo pubblico informato e ragionato. Quello che cerchiamo di fare con altri progetti. Quando abbiamo cominciato nel 2008, il contesto politico in Italia era diverso. Eravamo veramente interessati ai nostri rappresentanti, ai nostri politici. E quando si vuole capire quanto sono complesse le cose, una delle cose che devi fare è chiedere e porsi delle domande fondamentali di base. Le domande che avevo in mente erano: chi sono i nostri politici? Che cosa stanno facendo? Cosa fanno una volta eletti? Come vengono eletti? Cosa fanno quando sono in Parlamento, come votano e cose del genere. Ed è così che abbiamo costruito il nostro principale progetto Open Politici e Open Parliament, è una piattaforma di monitoraggio. Col passare del tempo, dal 2008 al 2012, mano a mano che siamo passati da un contesto di crisi economica scioccante fino ad una recessione infinita, siamo interessati ai soldi, come vengono spesi i soldi. E questo è il motivo per cui abbiamo pensato a Open Bilanci, il progetto di cui vi sto parlando, chiedendo delle domande molto spesse: come vengono spesi i nostri soldi, soprattutto a livello locale, come la mia città spende i soldi per le scuole, per il trasporto. Cosa facciamo quando poniamo domande di questo genere? Cerchiamo i dati. Una volta definiti da un filosofo che ci ha presentato ad un piccolo pubblico, è stati definiti come gli ultimi illuministi del paesaggio dell'analisi politica in Italia. È stato un grande gesto questo filosofo aveva in mente due cose: l'interesse nel testo e dati grezzi, e l'altra cosa, la fede e la fiducia che si potesse ottenere progresso attraverso la conoscenza. Questo è esattamente quello che abbiamo fatto. Abbiamo cominciato con le domande e siamo andati a cercare i dati per ottenere risposte a quelle domande. Quello che abbiamo scoperto per quello che riguarda i bilanci cittadini, fonti di dati che erano completi, ma alquanto antiquati, è come fare un viaggio in una macchina del tempo tornando indietro. I dati che venivano messi a disposizione sul sito web del Ministero degli Interni
erano long tables, row lunghe tables tabelle, tabelle grezze di numeri. Ovviamente è qualcosa che la pubblica amministrazione faceva, metteva a disposizione i dati, abbastanza corretto, giusto. Ma quello che noi volevamo fare è estrarre delle storie e attraverso i dati raccontare delle storie. Abbiamo aggiunto quindi alcune visualizzazioni ai dati. And we built the whole e abbiamo costruito tutte le applicazioni web in maniera tale da poter consentire all'utente di rispondere alla stessa domanda da noi posta circa l'oggetto della nostra indagine. Quindi una bella visualizzazione, abbiamo cercato di aprire i dati e nel senso di la scala aperta di Timberness-Lee, 1 su 5 nella scala aperta di Timberness-Lee, abbiamo aggiunto un paio di stelle ai dati e adesso questi dati vengono messi a disposizione dell'opinione pubblica e posso dire che questi dati hanno almeno 3 stelle, un miglioramento da un punto di vista di apertura, ma soprattutto quello che abbiamo cercato di rispondere è come si è comportata la mia città in questo periodo di crisi e la mia città come si paragona rispetto ad altre città. Posso vedere questi dati per cercare di capire e vedere fuori delle storie. Abbiamo i dati che riguardano i nostri politici perché siamo attivi da 8 anni, abbiamo cercato anche di mescolare i dati e operare delle analisi incrociate. Come potete vedere nel grafico qui, abbiamo cercato nel contesto i politici che hanno amministrato le città come si sono comportati negli anni. Vedete, i vari gruppi politici, partiti politici hanno operato delle scelte diverse nel corso del tempo. Per dirvi la verità, questa è la cosa più importante che vorremmo fare col progetto in futuro, perché non abbiamo tanti dati di contesto. I dati su cui siamo riusciti a mettere le mani sono essenzialmente dati finanziari. Siamo quindi riusciti a creare degli indicatori finanziari da questi dati. Abbiamo stati in grado di raccontare le storie, rispondere a domande tipo come la città, la mia città è pronta a investimenti, a progetti di investimento a lungo termine, è autonoma rispetto allo Stato centrale o meno? La mia città è in grado di prevedere correttamente quanti soldi entrano e quanti soldi escono? Non sono risposte molto interessanti, ma comunque sono risposte. E questo è il tipo di lavoro che facciamo, cerchiamo di trarre storie da questi dati, raccontare le storie all'opinione pubblica. In futuro quello che vorremmo fare è aggiungere molti dati di contesto all'applicazione Open Bilanci, alla banca dati, per poter mostrare il collegamento fra il bilancio di spesa e i dati di contesto, i servizi veramente offerti e come questi servizi vengono percepiti dai cittadini, una cosa che non siamo in grado di fare. Credo che questo sia il principale problema del nostro sito web ed è lì che vogliamo arrivare. In un certo senso quindi sto lanciando una nuova appello, partecipate se volete. E l'altra cosa è che questi dati non sono stati aggiornati, hanno almeno 2 anni, perché il processo di pubblicazione di questi dati da parte del Ministero degli Interni è così lungo. Quando un bilancio viene approvato in una città ci vogliono 2 anni per pubblicare. Stiamo facendo degli accordi con le singole città. Una volta approvato il bilancio possono pubblicarlo direttamente attraverso la nostra piattaforma. Questo sarebbe molto interessante perché i tempi verrebbero ridotti a pochi mesi, anche se il bilancio di previsione viene approvato in genere a settembre-ottobre. L'ultima cosa, gli ultimi 10 secondi li voglio impiegare per dire che abbiamo l'opportunità, visto che la pubblica amministrazione ha aperto
aperto la piattaforma, un deposito centrale di tutte le spese della pubblica amministrazione. Noi vorremmo poter essere in grado di prendere i dati per quello che riguarda la spesa di bilancio e inserire questi dati nel contesto per poter, avendo la possibilità di avere dati in tempo reale. Questo è quanto, mi auguro vi sia piaciuto e vi lancio l'invito a partecipare, a contattarci per realizzare questa parte dell'applicazione in maniera interessante. Grazie.